Bentornati amici di Zio Papillon, Andrea Zio Papillon, al gameplay di Alice Madness Returns. Gioco ispirato all'omonimo, all'opera di Lewis Carroll. Che nell'ultima parte mi è stato ovviamente fatto notare che Lewis Carroll non ha scritto Canto di Natale, è stato ovviamente Charles Dickens. Ovviamente mi è stato fatto notare da una persona, vabbè, che avrebbe tutto fuorché la facoltà di farmi notare certe cose, ma vabbè. Andiamo avanti comunque con la seconda parte. Nella prima, per chi se la sia persa e non avrebbe dovuto perdersela, abbiamo visto come siamo una ragazzina che ha visto bruciare la sua casa con dentro la sua famiglia e che da allora, da 10 anni, abbiamo questi problemi mentali che ci portano ad avere strane visioni e farci strani tripponi mentali. E quella signora che è lì, che da cui adesso parleremo, è la signora che un po' ci salva ogni volta da insomma situazioni che potrebbero diventare molto pericolose. Ah, e ci piacciono i piccioni. Vabbè, e viviamo in un orfanotrofio dove c'è un dottore doppiato da Claudio Moneta che cerca di curarci. Ok. Prendi per il culo. Ah, figo. La skyline di questa città. Noi viviamo in High Street, la parte più desolata di questo posto. Infermiera Whitless vuole farmi del male. Vuole rimandarmi al manicomio. Ah, sì, questa infermiera comunque non è molto gentile, direi. Voglio un drink. Drink? E non è solo la gente che devo placare. Oh mio Dio. Flying Dragons? Oddio santo, no. Questo gioco è una pazzia veramente, comunque. Ecco, perfetto. Sono Ken. Come? Devo dire che rispetto alla popolazione che gira in questo posto, noi siamo veramente carini. Oh mio Dio, intanto qui cadiamo in una vortice di non so cosa. Test di bambino, tubi. Boh. Oh! Ok. Ah, ma che bello, siamo diventati Alice! Adesso siamo nel paese delle meraviglie. Ho già paura per quello che succederà, comunque. Questo vuol dire che non rivedremo più Claudio Moneta, comunque. Cacchio, questo gameplay non ha più motivo di esistere, direi. Atterriamo. Pezzi di domino. Ok. Che viaggio sconcertante. Ma mi sono sbarazzata di Pris, o di ciò che è diventata. Sì. Già era una gran stronza prima, adesso è ancora più stronza. Sì, boh. C'è la Milkala. Oddio! Dannato gatto, non fare il prepotente. Gatto! Ero al limite. Perfetto. Quando non sei al limite hai sempre. Anche lui è doppiato da Patrick Stella. Non sei affatto d'aiuto. Solito. Ma sai che posso esserlo. Mi spaventerò da sola quando sarà necessario. Grazie tante. Speravo di evitare tutto questo. Abbandona la speranza. C'è una nuova legge nel paese delle meraviglie. È una giustizia molto approssimativa. Qui siamo molto in pericolo. Approssimativa. Tu stai in guardia. Bene, quindi c'è una nuova legge. La legge dell'approssimività. Approssimità. Approssimività. Siamo nella Valle di Lacrime. Quindi dove ho già sentito questo nome, La Milka. Oddio, cos'era quella cosa? Mi sa che ci divertiremo parecchio. Ok, si salta con la barra spaziatrice. Iniziamo a fare un po' confidenza con i comandi. Bene, saltiamo. Possiamo saltare al momento. E facciamo dei bei salti, eh. Harry Potter non avrebbe potuto fare di meglio, eh. Sta valle di lacrime. Cos'è sta roba? Ci recupera il ricordo. Andiamo. Sei una mezza rana, Alice. Salti così bene. No. È vero comunque. Siamo una mezza rana. Dolcezza. So già che piangerò tanto durante questo gameplay. Bene.
Premi barra spazio per saltare, quello l'avevamo già notato. Direi la prima cosa che nota un videogiocatore è proprio la barra spaziatrice per saltare. Ok, andiamo, intanto notiamo questo bellissimo paesaggio davvero fiabesco a tutti gli effetti, con il domino che domina il panorama. Certo che salta alla grande. Ah, ma questi siamo noi. Mentre salti prima ancora verso il cibo, assaggiare. Che figata! Whee! Due volte posso farlo. Tre. Quindi così. Ok. Ma che bello! Cioè, è triste questa, però è bella come statua. Vabbè. Ok, qui iniziano i pezzi in cui potrei porconare. Whee! No! Troppo! Eccesso di confidenza. Lì in fondo c'è una cosa che mi fa un po' paura. Ah, che se ne va, quindi... Ok, qui abbiamo un altro ricordo. Vediamo. Se salti ancora una volta giù dal tavolo, Alice, mi verrà un colpo. Sei troppo sconsiderata, figliola. Il nostro padre dovrà fare per forza il tagliabosco o qualcosa del genere. Se salti ancora una volta giù dal tavolo, cos'è che ha detto? Boh. Non sarà contenta. Oh, che bello. Divino. Nonostante questo gioco sia abbastanza triste come trama, devo dire che lascia molto spazio al, non lo so, alla tenerezza, non lo so. La non so neanche cosa sto dicendo. È solo un fungo puzzolente, di consistenza spugnosa, ma velenoso. Quindi stiamo attenti alla manita muschia che è un po' la... Posso andare qui? C'è un modo. No, eh. Ancora no. Ci dava anche utili consigli di tipo funghesco il ragazzo. Papi. Dance your papi. Tanto sto andando un po' scatti. Ma vabbè. Abituatevi. Ricordo che sto registrando con Fraps. Ok. Bevimi. C'è scritto. In italiano, tra l'altro. Ci sono già passata. Il vino più buono sta nella botte piccola. Eh già, ma non nel tappo. Anche senza costume da bagno, è necessario un tuffo nella pozza. Eh già. Mai visto uno stregatto più bello in vita mia, comunque. C'ha pure gli orecchini. Oh cielo. La pozione mi sta rimpicciolendo. Scomparirò. Sì, sì. Finisce il gioco così. Ah, sì. Ma il vantaggio è che così potrai vedere cose praticamente invisibili quando sei grande. Che non è un gran vantaggio, capito, molte volte. Credo. Dovevo solo cambiare punto di vista. La miopia non è solo questione di prospettiva. Ah! C'è una siringa. Ok. C'è lo sinistro. Posso andare direttamente sotto e restringermi? Ah, che figo. Cioè, devo tenerlo schiacciato, no? Cioè, te lo vi rendete conto? Che palle, cos'è sta roba? Recupera il ricordo, vai. Guarda com'è diventata piccola, tutta rannicchiata e quasi sparita come una volpe nella tana. Ah, cioè così sembra che anche quando ero una persona normale potevo restringermi e fare tutte ste robe. Buh. E vai, adesso non devo più. Devo più schiacciare, che bello. Oh, oh no, però non può fare così. Ok. Oh! Oddio, che figata! Non so cosa sia successo, ma abbiamo due denti adesso. Mamma mia, quanto va a scatti. Ok. Non so cosa servono queste cose al momento, ma spero di scoprirlo presto. Intanto scendiamo per proseguire. Ovviamente non c'è data molta spazio di free roaming. Ok. Però non abbiamo incontrato nessun nemico. Vediamo se
proseguendo dovrebbe esserci un nemico, qualche nemico. Certo, l'avevo detto anche in Home che forse, che probabilmente ci sarebbe stato qualche nemico, ma poi sono stato smentito. Vabbè, anche questo è un gameplay che trovate sul canale di Zio Papian. Iscrivetevi e commentate. Intanto qui sto vedendo se questi fiori possono fare qualcosa, cosa che non sembra. Ok, bello. Ah, un altro ricordo, figo, della casa, quindi dei genitori. Non mi sono mai divertita tanto da sola come sullo scivolo Hyde Park. Papà ti ci porterà, Alice. Oh, oddio, se vi siete divertite voi, come posso divertirmi io con mio padre? Vabbè, stupidi doppi sensi. Oh mio Dio, che bello! Oddio sì, ti prego dimmi che devo scivolare. Sì, e vai come la sfida Glacius. Oh yeah. Oh yeah. Questo gioco già mi piace. È già divertente. Uno d'oro. Poi spero mi diranno prima o poi a cosa servono queste cose. Davvero una meraviglia questo pezzo, soprattutto. Però forse devo evitare questi cosi. Non lo so. Oh yeah. Si prende molta velocità qui. Credo di averli presi tutti. Non c'è saputo dire, ma non c'è saputo sapere. Non c'è saputo sapere, ma che cazzo parlo? Vabbè. Questo lago è fatto di uno strano colore. Qui c'è una cosa che non so cosa sia. Sembra una di quelle creature che c'erano in Clive Barker La Jericho. lama vorpale è agile Ah! e affilata e sempre pronta a servire. La lama vorpale. Ah, ce l'abbiamo noi, bello. Grazie, stregatto. Non sono tornata in cerca di sangue. Io sì. Davvero? Peccato, perché qualcuno è in cerca di te. Oddio. La lama vorpale. Zucca e Zacca, scritto fino alla morte, come in un precedente poema. Che io non credo di conoscere, ma vabbè, probabilmente è talmente facile. No, non lo so. Zuppe, zuppe, zorpale. Grazie per avermi pulsante sinistro al mouse. Awkward moment. Sparita addirittura il cadavere della tip. Bene. Allora, credo che questa cosa sia il ricordo del dottore, ma non lo sono sicuro, eh. Vediamo. Lottare o fuggire implica una scelta continua, ma spesso fuggire significa rimandare la lotta a un altro giorno. Scegli le tue battaglie con saggezza, Alice. Ok, adesso c'è anche comparsa una barra della vita dove abbiamo 8 rose a disposizione. Mori. In più abbiamo anche questa specie di denti che non so cosa ci serviranno, ma immagino lo scopriremo. Immaginiamo ovviamente. Dopo potremo continuare a recuperare vita, cosa che non ci serve ovviamente perché l'abbiamo tutta. Pipapaparapam Babbarabam Bibabbarabam. Sai, questo gioco lascerà abbastanza tempo a fare discussioni melanconiche varie. Quindi, se avete qualche discussione da propormi, io sono qui. Attenzione però, potete commentare ovviamente. Tanto qui non so cosa stia succedendo, ma questa cosa non mi piace. Rovina insidiosa. Un mostro fatto di pece con la faccia di bambino. Blocco maiuscolo. Blocco maiuscolo. Ah no, è questo, blocco maiuscolo. Bam bam bam! E muore! Bella anche la testa del bambino che rotola. Premi maiuscolo su di me. Oppure frasi tipiche. Vediamo un po'. Ah! Questi sono dei tipici giochi in cui per andare avanti devi sconfiggere il nemico. Tipico gioco, insomma, ce ne sono miliardos uguali. Pa 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 pa. Ovviamente ho perso completamente la concezione del tempo, quindi non so quanto sia passato. Non ne ho proprio la minima idea. Comunque potremmo concludere tra poco. Questi forse sono ricordi della mamma? Non lo so. Lo scopo No, di un papà. fiore è semplice e Ah no! È del immutabile. doctor! Lo scopo dell'uomo
È volubile perché schiavo della memoria. I ricordi vanno gestiti con rigore, Alice. Devi eliminare quelli improduttivi. Bene, credo che i ricordi, quelli del dottore, saranno i miei preferiti, perché ovviamente doppiati da Claudio Moneta. Non uno qualunque. Andando qua, ho sbagliato. Deficiente. Obla, bello. Noi abbiamo i ricordi della casa, sono quelli di famiglia. I ricordi, quelli del dottore, sono quelli con la siringa. Quelli dello strizzacervelli sono quelli con gli occhiali. Puoi fluttuare più volte durante un salto, lo sappiamo. Così. Ovviamente mi sono perso la cosa, ma riesco anche a cadere come l'ultimo dei cretini. Esplodiamo in decine e decine di farfalle. Non chiedetemi il perché, perché non lo so. Iniziamo, attenzione, perché inizia il nervoso. The nervoso begins. Oh, bello. Prendi la bottiglia. Tanto non so neanche dove c'hanno. Non ho idea dove mi abbia teletrasportato, perché... No? Sì! So di non arrivare. Non so a cosa servono queste bottiglie, ma lo scopriremo, presumo. Spero, più avanti. Comunque mi piace questo gioco, ha delle belle ambientazioni, è divertente fino adesso. E adesso mi sa che diventerà ancora più divertente. Vediamo. Ah, sei ancora tu, Alice. Avvicinati pure. Cos'è sta roba? Tu vuoi mangiarmi? Già, beh, tu mi hai insegnato le buone maniere e io non mangio più le matte. La matta. Seguo una stretta dieta suina. Con la pancetta tutto è più buono, non trovi? Ma certo che sì. Ora ci sono grugni di maiale tutti intorno. Ne ho sentiti alcuni dietro casa. Vai a prendermeli. Ma occupati delle peste che ti bloccano la strada. Bevale un po' se lo fanno. Gli serve un po' di gusto e tu sei il piatto, la ragazza giusta per insaporirle. Il macinapepe ti sarà utile. Perché non te li insaporisci da sola? Questione di priorità. La mia pelle di alabastro va protetta dalle disgustose. Pelle di alabastro, sembra uscita da Harry Potter. Torni. Ma poi viene un certo languorino. Senti, dovrai solo prestare attenzione al grugnito e poi sparare al grugno. Ti piacerà. A me di sicuro. Sembra divertente a sentirla così, non lo so. Sembra molto divertente, devo dire. Raccogliamo sto macinapepe. Dai più gusto ai nemici, prepara grugni saporiti. La duchessa presenta, tan tan, edizione porcello, tan tan, macinapepe, tan tan. Vabbè. Che è la duchessa? È la duchessa questa. Bene. Non vedo l'ora di trovare la regina. Quello mi sa più avanti. Tanto cadono delle... ma perché siamo all'aperto, ok. Bene. Allora faremo questo compito per la duchessa nella prossima parte con il macinapepe, che tutto insaporisce. Stando attento magari a non farci mangiare. Insomma, quello è un po' l'obiettivo di tutti i giorni quando una persona normale esce di casa, non farsi mangiare. Vabbè, comunque grazie a tutti per aver visto questa parte, che era la seconda. Da Zio Papion di Zio Papion è tutto per ora. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Vedete i miei canali consigliati e va bene. Sì, seguitemi su Twitter. E da qui alla prossima volta, ovviamente, se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma! A presto con Alice Madness Returns. Sì, di solito non dico il titolo dopo lui sono un fantasma, ma per questa volta l'ho fatto. Sì, l'ho fatto lo stesso. Chissà. Supremo, premo il tasto.